Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente su Pokémon Heart Gold and Soul Silver. Allora, eravamo rimasti sostanzialmente qui, nello scorso episodio si era bloccato, ebbene sì, ho dovuto rifare tutto da capo, però oggi siamo pronti per continuare di nuovo l'avventura da questo punto e andare avanti e dirigersi verso la prossima, ovviamente, città. Allora, io ho il repellente, però questo è un percorso dove noi possiamo fare il nostro prossimo incontro ed è quello che faremo, quindi con calma. Volevo fare con calma, ma fa niente. Primo incontro per noi, Torterra. Porca puttana, certo che me lo prendo. Spero solo che sia forte. Allora, cerchiamo di non ammazzarlo. Non ho idea però che cosa fare, quindi secondo me è meglio provarci direttamente con una bella Pokéball. Solo Pokéball, Pokéball classica, così. Voglio proprio vedere se funziona, se fa qualcosa, non lo so. Uno, no, ok. Allora, è necessario, scusate questa voce un po' del cazzo, è necessario indebolirlo un po'. Ok, non ci fa molto. Il problema è che io ho paura di ammazzarlo. Non so che cosa fare. Magari se ci riproviamo con un'altra Pokéball è probabile che riusciamo a catturarlo. Magari con la Premier Ball, sai. Insomma, la Premier Ball è un po' più importante, una Pokéball bella. Insomma, dai, forza. Ok, benissimo, ho già capito. Capito come va a finire questa nostra avventura. Baldeali ha subito un po' di contraccolpo. Sta perdendo vita. Andiamo. Oddio, c'ho la Master Ball. Ma che cazzo? Come faccio ad avere la Master Ball? Non mi ricordo. Ok, vabbè, andiamo di Mega Ball. Mi pare che di averla trovata, ma non mi ricordo più. Uno, due, dai, tre. Oddio, sì, prendilo. Oh, sì. Oh, cazzo. Ora dobbiamo solo scegliere il soprannome. In tempi antichissimi la gente pensava che sottoterra ci fossero dei giganteschi Torterra. Vuoi dare un soprannome? Sì, adesso dobbiamo scegliere che soprannome dare a Torterra. Ecco, questo è il fottuto problema. Ah, aspettate, Torterra noi l'abbiamo anche nell'altro let's play, quello di Diamante e Perla. Quindi perché non chiamarlo con lo stesso nome? Liferra! E beh, insomma, Liferra is back anche in questo let's play. Che top, che benessere, ce l'abbiamo pure qua. Ed è pure maschio. Vai, Liferra è nostro. Allora, adesso mi tocca ovviamente salvare. Io mi scuso in anticipo per questo lag, però probabilmente crasherà di nuovo, ma stavolta salverò praticamente ogni 3 secondi. Purtroppo, quando uno non ha i mezzi a disposizione, deve per forza fare in questo modo. Volevo un attimo curare. Ecco, ok, ci abbiamo alcune pozioni. Mi sembra sia sufficiente. Sì, magari va bene così, non c'è bisogno, insomma, di curarlo tutto. Combattiamo contro il primo. Devi riscaldarti prima di entrare in acqua, è fondamentale. Sì, sì. Il primo Pokémon è Makuhita, livello 20. Ok. Noi siamo a livello 32, siamo di livello altissimo. Il bello è che i capopolesta sono di livello 35, quindi vabbè. Allora, volevo dirvi che ho inserito qualche strumento. Tipo, ad esempio, ho messo la lastra Geo a Birdo, di modo che facesse un po' più di danni con la mossa terremoto che ha a disposizione. Cosa che infatti succede. Vi ricordo che a livello 33 questo coso si evolve. Quindi adesso assisteremo anche all'evoluzione di Birdo. Meglio di così non poteva andare. Alakazam è il prossimo Pokémon. Dobbiamo fare un po' più di attenzione con Alakazam. Io direi di andare di Sporcolancio. Ma dai, si sa, insomma, la mossa è un po' più forte. Vediamo un po' quanto leva. Attenzione, attenzione, brutto colpo. Vabbè, può capitare. Vai di sporco lancio, per favore, sciottalo. Ed è normale, vabbè, ma penso vada giù. No, attenzione, ha resistito. Ok, allora mi sembra sia il caso di curare il nostro carissimo Birdo. Super pozione per noi. Ok, non so perché così poco. Vabbè. Questo coso sembra essere veramente rompipalle. Ok, ci ha ridotto la difesa. Questo potrebbe essere un lievissimo problema. Io lo curerei di nuovo. Dai, non attaccare. Usa un'altra mossa a cazzo. Dai, non rompermi i coglioni. Un'altra volta con d'acciaio. Tra l'altro manco fallisce. Pezzo di merda. Non mi togliere tanto. Ok. Però mi ha abbassato di nuovo la difesa. Va bene, dai. Terremoto. Forza antica, oh, un attacco speciale, finalmente. Oh, vabbè, ci toglie un cazzo. Però ovviamente si boosta tutte le statistiche. Vabbè, tanto ormai l'abbiamo capito che sono fortunatissimo su questo gioco. Terremoto! A quanto pare era anche molto difensivo, perché è riuscito a resistere. Oh, era super efficace. Vabbè, fa niente. Adesso possiamo assistere finalmente all'evoluzione di Birdo. Dai, dai, che sono curiosissimo di vedere in che cosa si evolve. Eccolo qua. Cosa? Birdo si sta evolvendo. Oddio, non ci posso credere. Oddio. Oh, porca puttana. Sì, che culo.
Spero solo che sia forte, spero solo vivamente che sia forte. Andiamo subito a controllare. No, aspetta, prima salvo, perché veramente... Madonna, voi non avete idea? Cioè, lì sotto c'è scritto 59 FPS, sembra che vada a 30. Porca puttana. Vabbè, non fa niente, possiamo superare anche questo, non fa niente. Ok, abbiamo salvato, adesso andiamo sui Pokémon. Birdo, eccolo qua. È diventato di tipo elettro, va bene, non abbiamo più nessuna stab. Oddio, ragazzi, state vedendo anche voi? Quello è veramente l'attacco speciale del nostro Birdo. Ragazzi, abbiamo nelle mani un mostro. Abbiamo nelle mani un mostro. Porca puttana. Oddio. No, aspettate, devo controllare anche Liferra, che ovviamente allenerò nel prossimo episodio. È di tipo buio. Vediamo un po'. Natura placida. Va bene. È forte in entrambe le cose. Non c'è niente da fare. Ha come abilità ferro pugno. Però c'ha veleno coda. C'ha fulmine, metronomo e baldeali. Va bene, dai. Comunque, sembra essere bello, carino. Io sono contentissimo. Però non ho aumentato DPS. Vabbè, comunque è fortissimo. Oddio, è scarsissimo nella difesa speciale. È scarsissimo nella difesa speciale. Dobbiamo stare attenti, però abbiamo nelle mani un Pokémon fortissimo. Aspetta, ma è lentissimo però. C'è anche da dire che è molto lento. Potrebbe non essere esattamente quello che... Ah, ma perché c'è la natura favorevole l'attacco speciale. Ecco perché. E tra l'altro sfavorevole la difesa. Quindi peggio. Abbiamo un Pokémon che è fragilissimo. Ed è tra l'altro, anche lentissimo. Mi sto un attimo ricredendo. Forse non è così buono come abbiamo visto. Però ok, va, curiamolo un po'. Ma che cazzo lo cura a fare se non lo devo utilizzare più adesso? Sono stupido. Vabbè, adesso vorrei utilizzare a che livello si evolve questo Pokémon? Non ne ho idea, però voglio utilizzarlo un po'. Dai, utilizziamo Bolt Claw. E dobbiamo utilizzare anche il nostro coso là, come, dove sta il nostro super eccoli qua, li ho comprati un po', perché sennò questo percorso col cazzo che lo affrontavo. Allora, abbiamo salvato, abbiamo fatto tutto, dobbiamo solo andare avanti. Vediamo un po' chi c'è qui. C'è un'altra allenatrice che dobbiamo battere. Vieni qui. Minun. Ok, vediamo di batterlo. Vai Bolt Claw. Vi ricordo che Bolt Claw è stato l'evoluzione di Dratini. Ci siamo rimasti tutti un po' male, però adesso almeno ha la stab di psichico. Vabbè, prima c'aveva la stab di Drago Pulsar, che forse era anche meglio Drago Elettro, però vabbè, fa niente. Super efficace, ovviamente resiste perché ha fatto resistenza, sto stronzo. Noi andiamo di Nero Pulsar. Beh, basta questa resistenza, hai rotto le palle. E questo non è molto efficace perché ovviamente sarà di tipo lotta. E KO Minun. Ok, abbiamo preso un po' di punti esperienza e possiamo andare avanti. Ottimo. Ho assegnato, mi pare, avanzi a Bolt Claw. Ho assegnato qualche strumento, ma adesso non ho voglia di farveli vedere. Poi come andremo avanti li vedremo. Amnesia o amnesia, non lo so, è la mossa che abbiamo trovato, l'MT. Qui, se vi ricordate, c'era spennata, quindi totalmente diverso da quello che avevamo. Madonna, ragazzi, come cazzo lagga. Ricordiamoci di salvare una volta ogni tanto. Tra l'altro questo percorso è anche bello grande, quindi molto probabilmente o farò molti tagli oppure lo suddividerò in due episodi. Che bello Mew, sei bellissimo, ti amo. Allora, contro questo Pokémon direi di andare di Nero Pulsar, anche se comunque non c'entra un cazzo. Ok, giorno di paga, non ci toglie niente. Nero Pulsar, speriamo sia super efficace. E non è molto efficace, però oddio, la vita gliela togliamo, quindi io ne farei un altro. Avanzi ci permette di recuperare un po' di vita, vedete che servono gli strumenti. Sassata, toglie poco perché ovviamente siamo di tipo psico, ma a prescindere da questo siamo di livello 31, porca puttana, siamo di 70.000 livelli superiori. Capo Mew di livello 18. Ok, il prossimo Pokémon sarà, vabbè, sì, ripristiniamo un po' di vita. Ok, il prossimo Pokémon sarà Kabuto. L'unico problema degli avanzi è che sì, sono comodi, ma devo accelerare quando escono perché sennò non possiamo aspettare 30 anni. Vai di Drago Pulsar. E viene colpito Kabuto da Drago Pulsar, ma attenzione, va anche KO. Ottimo, ottimo, ottimo. Così possiamo andare velocemente. Avanzi ci permette di recuperare un po' di vita. Siamo quasi full. Continuiamo a lottare. Ultimo Pokémon di questo nuotatore è Starly a livello 20. E per te ti riservo un bel psichico. Sei un grandissimo pezzo di merda. Però non penso che mi manda KO. A te. Ah, mamma mia, che schifo! Mamma mia, che schifo! Quello era a full vita. Dio Cristo! A full vita, brutto co. Madonna mia, deve avere delle statistiche orrende quello Starly. Non mi sono preoccupato più di tanto, se devo essere sincero. Ok, abbiamo fatto un po' di strada. Dobbiamo salvare. Ragazzi, mi dispiace, ma purtroppo
Non è colpa mia, è colpa del computer e un po' anche di questo programma orribile, perché come vi ho già detto nello scorso episodio, se avessi avuto il 3DS Capture avrei potuto tranquillamente portarlo sul 3DS Capture, perché dovete sapere che io Earth Gold ce l'ho in copia fisica, quindi non avrei avuto problemi a resettare i salvataggi e a portarlo tranquillamente. Però il problema sarebbe stato solo randomizzarlo, ora che ci penso, ma mi sa che si può fare, mi sa che si può fare. Tra l'altro, altra cosa importante, voi sapete che durante Earth Gold è un po' come se facessimo dei vlog, ho scoperto che c'è la possibilità di utilizzare il Power Save anche per Pokémon Sole e Luna, e qui immaginate un Chess che si sfrega le dita. Non ha effetto? Molto molto interessante. Di che tipo sarà questo coso? Non mi ricordo, lo Psycho su che cosa non aveva effetto? Ho un lapsus mentale adesso che non avete idea. Oddio, no, c'ho un lapsus, non lo so, andiamo di Nerob Pulsar. Non lo so, ogni tanto mi vengono questi lapsus sulle debolezze e sulle resistenze, però vabbè. Andiamo con Nerob Pulsar, speriamo che faccia qualcosa. E non è molto efficace. Non mi viene in mente che... Ah sì, è vero, il tipo buio, cazzo. Non so, vedete, ogni tanto mi vengono questi lapsus, mi scordo le cose. Andiamo di Draco Pulsar, questo, essendo di tipo buio, perché sicuramente sarà di tipo buio, anche un tipo secondario, ok, però principalmente non ha effetto perché è di tipo buio. Quindi andiamo di Draco Pulsar e mandiamolo KO, sto stronzo. Vi dicevo che c'era la possibilità di utilizzare il Power Save anche per Pokémon Sole e Luna, quindi immaginatevi un Chess che adesso si sta sfregando le mani. Grazie alla possibilità di utilizzare il Power Save con Pokémon Sole e Luna, udite udite, possiamo fare il nostro secondo torneo su questo canale. Vi ricordate del torneo Chessnaught? Ebbene sì, il torneo Chessnaught, tra l'altro, non ho nemmeno finito di caricare le sfide e non so ancora se caricarle, quelle che rimangono, oppure no, perché in teoria sono sfide di Horas e la gente adesso vuole vedere le cose nuove, vuole vedere le cose belle, quindi non lo so se portare. In realtà sono rimaste solamente le due semifinali e la finale. Forse le porto, forse, perché comunque avevo promesso che le portavo. Non mi sembra il caso di non portarle, quindi molto probabilmente ci saranno, però le caricherò un po', forse come video extra, non lo so, dipende. Tra l'altro, perché adesso sta per ricominciare la scuola e quindi adesso viene la prova che Chess dovrà affrontare, tipo prova dei Kauna. Vi ricordate che nel periodo di dicembre, a causa di quel così tanto studio che ho dovuto fare, non sono riuscito a portare video, ma nemmeno uno, per tutto il mese di dicembre. Oddio sì, qualcuno c'è stato verso la fine quando ho ripreso, ma sostanzialmente durante tutto questo periodo non ho portato nulla. Questa cosa io ci sono rimasto malissimo e voglio proprio vedere da gennaio in poi, come buono proposito per il 2017, voglio cercare di organizzarmi meglio il lavoro. Io dico sempre così, alla fine non ci riesco, però veramente questa volta sono determinato. Ovviamente puoi avere tutta la determinazione di questo mondo, ma se i compiti sono assai, se lo studi assai, non ci riesci lo stesso. Quindi comunque molto probabilmente adesso state vedendo un video al giorno, perché sto approfittando delle vacanze, ma se arriverà, se vedrò tipo ad esempio che la settimana successiva sono previsti compiti, interrogazioni a manetta, allenterò un po' la presa, magari faremo un video un giorno sì, un giorno no. Questo sempre per tutelare un po' anche lo studio, perché non è che posso stare tutto il tempo su YouTube, è importante anche lo studio. E questo lo dico anche come messaggio per voi, per non state tutto il tempo su YouTube, non cazzeggiate tutto il tempo su, non lo so, su Clash Royale, sui giochi, è importante anche studiare, purtroppo fa parte del ciclo vitale. Questo stronzo ha fatto schermo luce, quindi adesso non gli toglieremo assolutamente un cazzo. Tra l'altro Heracross è il Pokémon di cui mi scordo sempre il tipo, nonostante lo incontro 750.000 volte. Comunque volevo un attimo continuare il discorso di prima, vi volevo dire, no, psichico come non funziona, che il 3DS Capture mi permette di creare dei Pokémon in base a quelli che già ho, gli modifico le EV e posso metterle in palio come premio di un torneo oppure dei giveaway. Quindi vi annuncio che inizieranno i giveaway molto probabilmente, perché io ho visto che, ho sentito che si può fare, poi adesso devo ancora verificare se c'è questa effettiva possibilità di fare la roba che facevo prima con Horas. E se fosse così, questa cosa sarebbe positiva per voi che riuscite ad ottenere questi Pokémon molto particolari, e anche per me, perché ho intenzione di reinserirmi di nuovo nel competitivo Pokémon, perché ho visto che con Sole e Luna, non so perché, sembra essere tutto più bello il competitivo. Non lo so perché, vedo una nuova faccia, un nuovo volto del competitivo. E tra l'altro sto anche seguendo i video del buon Pardini, Francesco Pardini, del competitivo, proprio perché ho questa voglia incredibile di riaffacciarmi al competitivo. E siccome voglia di bridare zero, ovviamente ho a disposizione il Power Save, quindi quello dell'anno scorso, praticamente
praticamente farò l'aggiornamento e spero si possano fare le stesse cose che potevo fare prima. Io lo spero vivamente, perché sinceramente l'abilità di un giocatore non sta nel certo di ibridare, almeno secondo il mio modesto parere, ma sta appunto nella capacità di saper utilizzare i Pokémon. Io tra l'altro penso che i giocatori più famosi, tipo i campioni del mondo, non penso si siano messi a bridare i propri Pokémon pezzo dopo pezzo, o se li saranno fatti passare, oppure avranno fatto gli scambi, o se li saranno creati. Perché pensate un po' alla spread degli EV di coso, come si chiama? Di Pachirisu, di quello che ha vinto i mondiali. Come ha fatto a farlo manualmente? Cioè, oddio, sì, si può fare, però è un rompimento di coglioni infinito, porca puttana. Cioè, io non lo so, guarda. E questo è normale, ok? Quindi reinizieranno i giveaway e molto probabilmente faremo un torneo. Non so ancora quando. Nel frattempo dovrebbe arrivare una collaborazione. Vi dico anche questo, una nuova collaborazione. Voi sapete che in questo momento c'è in corso la collaborazione con Quindra, ma dovrebbe esserci anche una nuova collaborazione con due ragazzi che mi hanno inviato un'email. Ora, io gli ho risposti, gli ho dato la mia risposta, gli ho dato la mia disponibilità. Purtroppo loro mi avevano già chiamato molto tempo prima, però io non ho potuto fare nulla perché era il periodo in cui non ho proprio caricato video nemmeno su YouTube, quindi pensate un po', non caricavo video singoli, figuriamoci le collaborazioni. Quindi purtroppo, oddio, cioè ha utilizzato siccità e aveva solo al potere. Che cazzo di ritardato è sto Pokémon? Salviamo di nuovo. E quindi di conseguenza dovrebbe arrivare la collaborazione con questi due ragazzi adesso che ho un po' di tempo disponibile. E spero solamente che adesso siamo ancora all'inizio di gennaio, un minimo di libertà, almeno spero, fino alla fine di gennaio dovrei averla. Poi probabilmente a febbraio ricominceremo di nuovo con tutta la roba, interrogazioni, compiti, è solo che ci penso, mi sparo. Allora, non so se andare sotto oppure... No, aspettate, prima battiamo gli allenatori che stanno qua, che se no non ha senso. Vai, battiamo questo. Ragazzi, lag in un modo incredibile, scusatemi per questa cosa. Molto probabilmente questo episodio lo dividerò in due parti, perché è abbastanza lunghetto, devo dire. Purtroppo nell'acqua qui bisogna battere un po' tutti. Andiamo di Nero Pulsar, vediamo un po' che cosa facciamo. Assorbimento. Vabbè, insomma, per continuare un po' i discorsi di prima, penso di aver detto tutto. Quindi giveaway, torneo, che attenzione attenzione sarà in formato VGC 2017 stavolta. Niente Smogon, voglio vedere il VGC. La scorsa volta abbiamo deciso di fare il VGC, però insomma non è necessariamente sempre quella la regola. Ok, abbiamo battuto Graveler e quindi dovrò vedere stavolta come organizzarmi un po' con i premi. Probabilmente ci saranno le Tapu oppure le ultra creature. Tra l'altro mi ispira molto Kartana come ultra creatura, è davvero bella come Pokémon in generale da utilizzare nel competitivo. Finito l'effetto di repellenti, andiamo a prenderne un altro, utilizziamolo. E quindi comunque ho in mente tantissimi progetti che voglio realizzare assolutamente, e ci voglio riuscire perché quando... Ok ragazzi, sta avendo dei cali di frame incredibili, io spero solo che regga, secondo me non manca molto al crash. E vi volevo dire anche che quando abbiamo fatto il torneo abbiamo avuto cioè il canale ha avuto un bel momento, insomma, sia in quanto riguarda in generale il movimento nei commenti. C'erano tantissimi di voi che commentavano ogni puntata, ogni cosa dei vari round. Insomma, è stato bellissimo vedere tutta questa partecipazione. E quindi proprio per questo mi ha spronato a decidere di fare un nuovo torneo. E quindi probabilmente ci sarà. Ora abbiamo battuto questo. Ora io adesso ho molta paura. Sto avendo tantissima paura, perché sta laggando adesso in una maniera che voi non avete idea. Quindi secondo me è meglio se ci fermiamo qui. Nel prossimo episodio continueremo questa roba qua, però molto probabilmente sceglierò un altro emulatore, l'altro, non questo qui, e spero che non laghi, quindi per evitare di conseguenza il crash. Quindi ci rivediamo in un prossimo episodio. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, vi ricordo di iscrivervi al canale per continuare a rimanere aggiornati, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti da ChestnutX.